Buonasera, buonasera. Quando siete pronti voi? Siamo prontissimi. Un momento. Aspetto un po' c'è. No, mi copro una microfono. Buonasera a tutti. Sera. Mi coprono. Mi vedete? Salve, Annibale discepolo del mattino. Buonasera. Innanzitutto benvenuto nella famiglia dell'Avellino. Da quando mi risulta, insomma, il suo arrivo veramente è stato un pressing di famiglia in un'altra famiglia, oltre che sul presidente del Genova Preziosi, anche attraverso diverse telefonate che ha avuto con lo staff dell'Avellino, anche col presidente Taccone, che insomma ha provato a tirarla sulla nostra sponda, dove ovviamente nulla si fa per caso ma per convinzione, finalmente approda. Con quali prospettive e con quali aspirazioni? Ma innanzitutto buonasera a tutti e mi scuso diciamo se non ho risposto alle vostre chiamate per chi mi ha chiamato, ho cercato di essere un po' diplomatico, facevo qualche faccina sorridendo, sai, voi fate il vostro lavoro ed è giusto così. E no, niente, è stato un mese sicuramente intenso per me, perché quest'anno per me sarà una stagione importantissima, per cui ho preso il tempo giusto e necessario per fare una scelta ponderata, e ho aiutato molto questo pressing a parte del presidente, che veramente ha chiamato a casa, ha chiamato, ormai è diventato amico anche della mia famiglia, no? E per cui mi ha aiutato molto questo, anche la volontà del mister, e sono arrivato qua convinto di far bene e convinto di entrare in un gruppo comunque già forte. Rino Scioscia, giornale dell'Irpinia. Senti, chiaramente insomma tu hai tra virgolette subito una corte incredibile, manco fossi stata Belen Rodriguez, si dice anche da parte del nostro tecnico di mister Novellino. Torni in Serie B dopo una breve parentesi in Serie A, in qualche modo insomma non appagante per sul piano personale, e chiaramente torni in una grande piazza. Avellino è una delle piazze più importanti della Serie B, e quindi questo anche guardando un po' le attese dei tifosi, fuori ti annuncio che c'è una marea di ragazzi che vorrebbero appunto magari farsi immortalare con te, con il nuovo, tra virgolette, il Messi di Avellino. Insomma, in qualche modo le attese sono tantissime, questo significa un sovraccarico di responsabilità da parte tua. Ecco, sei pronto ad assumertela in toto questa responsabilità? Ma è chiaro che quando c'è grande fiducia c'è anche molta responsabilità. Sì, ho avuto diciamo modo di sentire anche altre squadre, però sono contento di venire qua. Proseguo il mio percorso calcistico, che è partito da Brescia, che è passato da Genova, che sono stati 6 mesi secondo me importantissimi per me, e vengo qua quindi tra le grandi piazze di calcio d'Italia, e quindi proseguirò questa mia strada. No, l'unica cosa che posso dire è che sono qua a disposizione della squadra, il Messi di Avellino magari no, perché conosco molto bene questo campionato e ci sono giocatori forti, ma la differenza la fa come si entra in campo in gruppo. È un campionato in cui ci vuole molta umiltà, in cui bisogna tenere il profilo basso, perché sono tantissime partite, non bisogna mai esaltarsi dopo una vittoria né troppo demoralizzarsi dopo una sconfitta. E niente, quindi sono qua per far bene all'interno sempre di un contesto di squadra, perché il calcio è un gioco di squadra, e io le mie qualità le metterò sempre a disposizione di quello che vuole il mister e la squadra, non solo per far vedere una cosa, non solo per una cosa egoistica, appunto. Ciao Leonardo, Leonardo Marciano di Prima di Vita Nostra. Ecco, io sono uno di quelli che ti ha chiamato. Scherzi a parte, volevo sapere insomma, non eri convintissimo di venire ad Avellino, però volevo sapere se i vari Izzo, Meonga, Biraschi insomma ti hanno aiutato, ti hanno consigliato e ti hanno parlato di Avellino. No, diciamo che non è tanto la convinzione di venire qua o la non convinzione di venire qua, è la, diciamo, nel momento di scegliere uno ha sempre un po' di dubbi e un po' di incertezze, perché è normale, di fronte alla scelta uno ha sempre un po' di angoscia, a prescindere appunto di chi sia stata Avellino o un'altra società.
E sì, mi hanno aiutato molto loro, mi hanno parlato tutti benissimo, da Omeonga, Biraschi, Galabinov e Armandino, mi hanno parlato tutti benissimo dell'ambiente, appunto, dell'ambiente Avellino e niente, poi vabbè, la piazza si descrive da sola e sono contento di essere qua. Ciao Renato, Dino Manghettino di Radio Cultura. Volevo chiederti le tue qualità, le tue caratteristiche, più o meno le conosciamo. Avellino ha provato un ritiro, questo 4-1-4-1, in quel caso tu dovresti andare a fare, in questo tipo di modo, nel caso dovresti andare a fare uno degli interni di centrocampo, la punta sarebbe una sola. È un ruolo che si addice rispetto alle tue caratteristiche? Ma sì, assolutamente, il mister ha voluto a tutti i costi perché secondo lui sono un giocatore che può essere utile in quella zona di campo, che è, diciamo, la zona in cui preferisco giocare tra le linee. E niente, adesso vedremo un po' quello che mi chiederà il mister, e comunque è un ruolo che ho già fatto anche a Brescia e quindi in cui mi trovo bene. Ciao Leonardo, Marco Festa, 8 pagine e 8 channel. Volevo chiederti due domande in una, ti faccio. La prima è sull'attacco dell'Avellino, che con te, Ardemagni, Castaldo, Asensio, ritengo che possa diventare uno dei più forti della Serie B, se anche tu hai questa idea sul potenziale che potete esprimere insieme. E poi la seconda domanda era relativa al fatto che per te sarà un esordio molto particolare contro il Brescia, sarai un ex di lusso e io immagino che per te saranno emozioni particolari quelle contro le Romine. Sì, per quanto riguarda l'attacco, è un attacco fortissimo il nostro, arrivo, diciamo, a completare un reparto che era, secondo me, già forte. Conosco bene anche Raul Asensio, che era in primavera con noi, è un giocatore giovane, secondo me molto valido, e niente, quest'anno ci sono diversi attacchi forti in Serie B e quindi dobbiamo dare battaglia anche noi qua. E per quanto riguarda il Brescia, sì, è sempre stata, è la mia seconda famiglia, perché sono cresciuto lì, ho fatto tantissimi anni, nonostante io sia bergamasco, e quindi sì, sarà sicuramente un esordio speciale, già emozionante, ancora di più, ancora più carico sicuramente. Ne approfitto per un'altra domanda, allora ti abbiamo seguito un po' nel tuo viaggio verso Avellino attraverso i social, l'ultimo video molto divertente con tua mamma che ti aiutava a preparare la valigia, tutta questa marcia di avvicinamento, le prime parole ritornando a Novellino invece, che ti ha corteggiato tantissimo, cosa ti ha detto quando ti ha visto? No, mi ha detto che vengo in un ambiente comunque sereno e molto che ha lanciato molti giocatori anche in Serie A, e sono convinto, ne conosco molti, tanti sono al Genoa e sono convinto anche io di questa cosa. E poi, come già detto, sono abituato a delle piazze calde, so cosa significa giocare con un gran pubblico, e qua c'è, ti dà quella spinta in più. Leonardo, lo store dell'Avellino ieri ha svelato il tuo numero di maglia, che è il 21, volevo sapere se c'è un significato particolare. Ma in realtà no, mi hanno chiesto di scegliere tra tre numeri che potevo prendere, ho scelto il 21, il mio numero, diciamo, preferito è il 23, ero occupato, allora mi accontento di questo 21, che vabbè, se uno vuole andare a vedere anche un numero che ha vestito Zidane, oppure lo stesso Pirlo, che è comunque un mio punto di riferimento, quindi è un numero, diciamo, anche di fantasia. Grazie mille.